Varano de Melegari, 2 marzo 2022, Istituto Comprensivo della Valceno, Marce della Pace per il cessate il fuoco in Ucraina. Pace, pace e ancora pace è stato lo slogan per lo stop alla guerra in Ucraina e in tutti i paesi del mondo dove ancora si combatte con le armi. Un'ora e mezza di Marce della Pace, delle scolaresche dell'Istituto Comprensivo della Valceno, con tutti i bambini della materna, elementari e medie. Il corteo prima di partire da Via Castagnola si è riunito con striscioni e bandiere inneggianti alla pace e allo stop alla guerra nei piazzali delle scuole medie, per ribadire che l'unica soluzione a risolvere le controversie tra i popoli e delle nazioni non può essere la guerra, ma solo la pace e il dialogo. Lo striscione alla pace è l'unica soluzione alle armi, seguito dalle scolaresche, ha percorso la provinciale per Varsi fino alla rotonda del castello, per poi fermarsi nel piazzale della chiesa parrocchiale dove Don Roberto ha ricordato, prima di una preghiera finale, le parole del Santo Padre e dei papi che lo hanno preceduto, esprimendo i concetti di amore, fratellanza e solidarietà in contrapposizione alle armi. Ed ora le parole di due ragazzi del comitato organizzatore della Marcia della Pace. Situazione assolutamente molto critica, ma con l'aiuto di tutte le persone possiamo migliorare la situazione, anche se è davvero un periodo difficile, quindi cerchiamo di rimanere di fianco alle persone più bisognose. E Varano per fortuna supporta queste marce di pace e in cui possiamo contribuire anche se in maniera piccola, però insomma riuscendo ad espandere un messaggio di pace. Siamo pronti noi italiani ad accoglierli in tutte le maniere possibili, anche se purtroppo sono tanti, quindi le situazioni critiche si fanno sentire sempre di più, però insomma, come ho già ripetuto, con l'aiuto di tutti possiamo riuscire a migliorare il futuro, perché purtroppo il presente non è molto buono, ecco. Angelica Rossi, classe terza A. Secondo me la guerra non serve, cioè, a niente, anche se per chi la fa può servire a qualcosa. E come anche detto, daremo anche una mano, un aiuto concreto all'Ucraina, come ho detto anche nel video, nel discorso d'apertura, daremo una mano con l'aiuto e un'idea delle prime e delle medie. Daremo un aiuto concreto con dei fondi, con vestiti, con anche soldi per aiutare l'Ucraina in questa brutta situazione. Abbiamo organizzato, tutto è partito da un'idea della nostra prof. Sara Ferrari da Classroom e a cui tutti abbiamo partecipato attivamente. Secondo me c'è sempre una speranza in ogni situazione critica e spero che l'Italia, come nazione, dia supporto non solo moralmente, come ho detto, anche concretamente, per poter dare un futuro anche ai bambini piccolini che sono in Ucraina sotto le bombe, che magari hanno perso anche i genitori, e spero che il loro futuro vada meglio e cambi in positivo. E speriamo che ciò che dice la nostra nazione, ovvero di aprire le porte all'Ucraina, non sia più un fatto di chiacchiere, ma si realizzi concretamente. Jacopo Baracchi, della terza A. Sono intervenuti alla Marcia della Pace, oltre agli insegnanti e ai genitori dei ragazzi, il primo cittadino, le forze dell'ordine e l'Avis Comunale. Cesare Groppi, TG Parmense. Vedi, se la faccio la seconda.